innanzitutto all'amministrazione comunale, che nella persona del sindaco, del consigliere Vinci, mi hanno appoggiato in questa iniziativa, e hanno accolto l'invito, mi hanno dato una grossa mano a livello diciamo logistico ma anche economico, perché per affrontare una mostra, ricordiamo che è anche una mostra concorso, quindi abbiamo voluto dare anche dei premi agli artisti che si sono magari distinti nell'arte del presepe. Quindi ringrazio il sindaco per avermi appunto dato una mano. Grazie a te Dario, è un piacere per noi aver condiviso questa bella esperienza, un'esperienza che, come hai detto tu, parte dal presepe, no? È importante realizzare un presepe, noi ormai da 3 anni abbiamo voluto anche nella piazza della città dare questo simbolo fermo, no? Che è la natività, il presepe come dicevi tu, che unisce, un presepe che deve unire, no? La popolazione, e soprattutto comunque questa occasione che ci ha dato di ospitare tanti artisti, ma soprattutto far appassionare tanti calabresi attraverso il corso, che abbiamo avuto modo di condividere, no? Quella zona sul Palazzo Marchesale, grazie poi al supporto della Proloco, di Gabriele, no? Di Gianni, tutto il direttivo della Proloco, perché quando poi si uniscono e si fa rete tra le realtà cittadine si realizzano tante iniziative. E poi è continuato, no? Grazie alla collaborazione tra le associazioni, no? Che realizzano il presepe fuori, no? Del Carnevale, la Proloco, ma anche la Fidas, che ci hanno poi supportati anche nell'apertura di questa mostra, perché poi la mostra è stata sempre aperta dal 17, quando abbiamo fatto l'iniziativa di Natale nel cuore del borgo, fino ad oggi, ed è stato davvero bello ricevere tante telefonate comunque per dire dov'è la mostra del presepe. È importante quanti cittadini, quanti turisti, quanti anche qualcuno che si trovava a Calabria nel passare le feste sono venuti ad ammirare la bellezza di questa chiesa di San Sebastiano che Don Agostino e la confraternita ci hanno messo a disposizione, ma soprattutto la bellezza di tutte queste opere d'arte, secondo me. Allora noi ci auguriamo che con l'impegno, Dario, che un corso il prossimo anno lo teniamo sempre a Calabria, e siamo anche felici di ospitare anche una nuova mostra, invece di 50, allargare un po' i presepi e al massimo cambiare al massimo location, trovare una struttura più grande per ospitarlo. Davvero grazie a voi, grazie al coro che c'è stato poc'anzi, che già animato il concerto del 3 gennaio nel santuario, oggi ha regolato delle belle note qui nella chiesa di San Sebastiano. Grazie ancora. Come dicevi, è stata fondamentale la collaborazione con la Proloco, che ci ha dato un grosso aiuto nella logistica, nel realizzare Gabriele, una grossa mano, e come diceva il sindaco, anche la Fidas. Emanuele, se vuoi dire una parola. La Fidas, diciamo, io sono socio Fidas, sono donatore, le mie 3 donazioni l'anno le faccio sempre, ho in questo evento più volte ricordato l'importanza della donazione. La Fidas ci ha dato la possibilità di tenere aperta la mostra grazie ai ragazzi del servizio civile, che ringrazio, Martina Zuccalà, Valentina Dimitri, Marta Settimo, Alberto Greco e Francesco Colazzo. Dei ragazzi davvero bravissimi, sono stati molto disponibili, e questo, diciamo, devo ringraziare Emanuele. Se vuoi dire 2 parole tu, come insomma responsabile della Pilas, prego. Io sono rapidissimo, buonasera a tutti. Ci tengo a portare la testimonianza dei ragazzi del servizio civile, con i quali ovviamente ci siamo coordinati giornalmente anche per avere indicazioni su eventuali esigenze, e devo dire la verità, sono stati entusiasti, anche perché, come diceva già il nostro sindaco, abbiamo avuto la presenza di tantissime persone non di Calabria, perché ovviamente poi si fermavano a chiacchierare con i ragazzi del servizio civile, ai quali chiedevano indicazioni per poter votare, i vari presepi, se qualche presepe era in vendita o non era in vendita, proprio perché c'è stato un fortissimo coinvolgimento della comunità, non solo cittadina.
E la FIDAS ovviamente è a disposizione di tutti e si impegna costantemente sul territorio al servizio della collettività, anche in questo anno per la prima volta attraverso il servizio civile, che con immenso piacere abbiamo messo a disposizione di Dario, della Proloco, con la quale ormai la collaborazione è storica e potrei dire ultradecennale. Io colgo solo l'occasione per dire e per ricordare ancora una volta quello che già diceva Dario. È importantissimo impegnarci tutti, se siamo in buona salute, a fare un piccolo gesto d'amore, che è quello della donazione di sangue. La prossima donazione a Galatone sarà domenica prossima, si svolge al poliambulatorio alla via di Galatina, e quindi ecco, veramente sono 10 minuti di tempo della nostra giornata che tra virgolette perdiamo, ma sono sicuramente momenti preziosi di vita che qualche malato andrà a recuperare in qualche sala, in qualche stanza purtroppo di ospedale. Quindi solo questo è il mio invito, a prescindere da dove vi troviate, andate e fate il vostro gesto d'amore con una donazione di sangue. Grazie. Professor Danieli, se può venire. Quando si tratta... Buonasera a tutti intanto. Quando si tratta di parlare di Galatone, di quello che abbiamo, io vado in brodo di giuggiole. E allora vi dico subito che questa chiesa è una delle più antiche, più antica della Chiesa Madre. Più antica di un secolo, perché la Chiesa Madre e la Grazia sono sorte contemporaneamente. Nel 1595 venivano ufficiate. Si sente bene, perché penso che ci sia un pochino di... È vero? Cerco di essere preciso nella dizione. Cerco di essere preciso. Quindi se qualcuno non lo sente bene, alzi la mano e mi faccia capire che devo cambiare in qualche modo. Allora, come Chiesa non la guardiamo così com'è adesso, perché è stata manomessa, diciamo, nel Settecento. La Chiesa risale all'anno 1500, e era stata già terminata, quindi è stata officiata nel 1500. È affidata all'ordine dei Domenicani. La facciata nella parte inferiore è qualcosa di bellissimo, veramente elegante, è un rinascimento bello che noi a Galatone possiamo riscontrare solo nella parte inferiore della facciata di questa chiesa, nella facciata della Chiesa Madre, altra chiesa che è stata molto molto rovinata all'interno, e la Grazia pure è rinascimentale, però la facciata anche lì è stata manomessa parecchio, perché è stato creato il timpano nel 1928 e non esisteva, perché sia la Grazia sia la Chiesa Madre sono opera di Giovanni Maria Tarantino, uno dei migliori architetti del Rinascimento salentino. Troviamo opere sue in altre parti del Salento. A Muro Leggese c'è una bellissima chiesa fuori della cittadina, che è opera del Tarantino. Per riconoscere che un'opera è del Tarantino, basta guardare, c'è sempre la firma fatta in questo modo, due teste contrapposte, due sfingi contrapposte, si trovano pure qua, su questa facciata. Però il Tarantino qui è intervenuto in un secondo momento. Esisteva già la Chiesa. Nel 1743, il 20 di febbraio, ci fu un forte terremoto, il terremoto più forte che si sia verificato nel Salento. L'epicentro è nelle isole Ionie, però il Salento ne risentì molto. Soprattutto Nardò ebbe parecchi crolli, ma Galatone non fu risparmiato, perché crollò la volta di questa chiesa, che era a capiate, non era alta così, era più bassa, molto più bassa. Si può vedere, sapete dove?
Entrando nella chiesa del crocifisso, il primo cappellone a destra ha una tela che riproduce il centro di Calabria, con questa chiesa raffigurata com'era nel 600, quindi prima del terremoto. Crollò allora la volta, che era a Capiate legno, quindi certamente non aveva avuto le manutenzioni necessarie e periodiche, e quindi il legno era marcito ed era. Pensarono subito di sollevare l'interno e la facciata, quindi la seconda parte della facciata è posticcia. All'esterno, su questo lato, potete vedere le monofore. Ci sono quattro monofore strombate che facevano entrare la luce all'interno della chiesa. Quindi erano fasci di luce che illuminavano molto bene ed erano di origine romanica. Nel periodo del Rinascimento, qui da noi, era un misto di arte. C'era la vecchia tradizione e sopraggiungeva anche il nuovo. Quindi queste come feritoie, queste finestre strombate, erano un presidio dell'arte romanica, ma armonizzavano molto bene. La chiesa fu fatta costruire per opera di un condottiero, discendente di un altro grande condottiero albanese. L'Albania è stata sempre vicina, c'è stato sempre uno scambio tra l'altra sponda dell'Adriatico e il Salento. Quindi Giovanni Castriota Skanderberg, figlio di Giorgio Castriota, detto il vincitore dei turchi. E Giovanni Castriota fece costruire questa chiesa e noi vediamo nel portale. Vi stanco a parlare di queste cose? Se vi stanco, chiudo. Allora, però io sono affascinato dalla storia nostra, sono affascinato e la voglio far conoscere anche agli altri. Non mi piace che resti patrimonio di pochi, come è stato fatto in passato. In passato era così, quando qualcuno, sentivo studenti per esempio che volevano avere delle notizie per portare avanti una tesi di laurea, andavano a chiedere, si chiudevano, chi sapeva qualche cosa si chiudeva. Non voleva comunicare il proprio sapere agli altri. A me no, a me piace invece sviscerare e far conoscere agli altri quello che è il nostro patrimonio artistico e storico. Allora, dicevo della facciata, il portale in particolare è il portale più bello di tutte le chiese che abbiamo a Galata. Guardate, ci sono gli stemmi dei Castriota sia sui due pietriti della porta. E come sono rappresentati? C'è un leone rampante e un'aquila bicipite, l'aquila con due teste, si dice aquila bicipite, ed è sia sui due lati della porta, sia tra le zampe dei leoni. Sono molto rovinate queste parti, sono corrose dall'azione del tempo, e anche perché nessuno si sentiva vero galatonese da ragazzo se non saliva a cavalcare quei leoni. E quindi immaginate le scarpe, no? Se c'erano le scarpe, sono anche i piedi che erano duri più delle scarpe, urtavano contro quelle parti e le sbriciolavano, le consumavano. Allora, sull'architrave invece c'è la rappresentazione di che cosa? Del trionfo romano. Sapete che i grandi condottieri romani entravano a Roma dopo aver svolto la loro azione
fuori, in terre lontane, così fece Giulio Cesare e così tanti e tanti altri, entravano a Roma trionfalmente. E c'è la descrizione anche, se guardiamo nei libri di storia, come avveniva il trionfo romano, ma noi l'abbiamo rappresentata qui in modo preciso, perfetto. Allora, quando si fa il carro di Sant'Elena, che è il trionfo della croce, bisogna riferirsi all'architrave che abbiamo qui, perché descrive perfettamente tutte le parti, tutti gli elementi che compongono il trionfo romano. Vabbè, questo voglio chiudere qua perché il discorso sarebbe lungo. In questa chiesa abbiamo delle grandi opere d'arte, perché quando poi fu sopraelevata, per sopraelevare e far reggere le volte che avevano una spinta notevole, dovettero ricorrere a che cosa? All'ispessimento dei muri perimetrali laterali, uno e due. L'abside rimase così. Poi negli anni 60 le menti illuminate di Galato, ne sapete quante ne abbiamo avute tra preti e altri, no? Cosiddetti ingegneri, architetti, eccetera, hanno distrutto la bellezza di certi luoghi. C'era una tribuna lì, non so se se la ricorda qualcuno che sia dell'età mia o più anziano di me, una tribuna perché il coro era sopra, il coro con l'organo, ma c'era l'altro coro, era il coro dei frati quando non scendevano in chiesa ma pregavano là sopra, e c'era anche l'altare al centro, un altare basilicale. E allora c'era questa tribuna con l'arco, vedete, che è stato chiuso, ma non si sono resi conto degli scempi che hanno combinato. Il pavimento è posato su un pavimento antico con delle lastre, quattro, numero quattro lastre tombali, perché sotto è vuoto. Quando io dovevo laurearmi, la tesi l'ho fatta proprio su queste cose. E allora ho dovuto consultare un obituario del 1556 esistente nella Chiesa Madre, e quando riporta diciamo la notizia dei morti di un certo giorno, dice AD 7 settembris 1560. Morse, perché mischia latino, italiano, dialetto, morse l'ho caputo, per esempio, porta solo il cognome e non il nome, e te fu sepolto in ecclesia Santi Sebastiani, non porta mai, perché c'è stato un tempo in cui all'esterno c'era una tabella con la scritta Chiesa dei Santi Rocco, Sebastiano e Rocco, no, è solo San Sebastiano, è proprio il patrono di Galato, San Sebastiano. Poi si è aggiunta la figura di San Rocco, e la vediamo qua, in questa statua, San Rocco e San Sebastiano, e queste due statue sono molto importanti, sapete perché? Perché si riferiscono anche all'arte francese, hanno avuto l'influsso, l'artista che le ha realizzate ha avuto l'influsso dell'arte francese. Guardate i capelli come sono, sia quelli di San Sebastiano sia quelli di San Rocco, ma poi sono due state bene realizzate bene. E inoltre abbiamo i dipinti, i dipinti, questi quadri, questo è stato per esempio tagliato in alto, c'era la Trinità in alto, è stato tagliato per sagomarlo e inserirlo in quel tipo di cornice del Settecento. Ma prima non era così, era rettangolare, grande. Ed è una tela, questa, una delle più belle, di Donato Antonio Torlando, che riguarda la Madonna del Rosario, tra i santi Domenico, Santa Caterina, poi c'è San Sebastiano con tre frecce, poi ci sono altri santi o personaggi illustri.
Vedete di qua, questo è stato realizzato dopo la battaglia di Lepanto. Lepanto è 1571. E allora abbiamo Carlo V in primo piano, Pio V al centro e Giovanni d'Austria che condusse la battaglia. Va bene? Da questa parte invece abbiamo Santa Caterina, abbiamo detto, e alcuni personaggi illustri. C'è una delle marchese di Galatone, questa in primo piano, è Livia Squarciafuto. E quindi è una tela molto bella che rievoca la storia e l'arte insieme. Poi abbiamo, questa è stata realizzata dopo la seconda soppressione, la prima fu quella napoleonica, la seconda poi dopo... Anche gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento sono il ristorante Arte e Cucina di Galatone, Emi Prefabbricati, Agenzia di Agififla, Canaris, Ito SRL, Non Solo Fumo da Baccheria, Caffetteria Miro, Snai Galatone, Magnolia e Maglio Fiori. Quindi grazie anche al loro contributo siamo riusciti a realizzare questa mostra. Ovviamente il ringraziamento più importante va a tutti gli artisti che hanno contribuito con le loro opere. Innanzitutto ringrazio la maestra Antonella Romano della scuola primaria Apollo 2 di Galatone che ha voluto partecipare insieme ai ragazzi delle classi terza, quarta e quinta A, terza, quarta e quinta B, con dei lavori che hanno fatto insieme ai genitori, quindi è stato un momento di comunità tra i ragazzi e i genitori. Ringrazio i Lupetti del gruppo Scout Galatone 1, che hanno contribuito anche loro con un presepe, l'Uni3 di Galatone, l'Università della Terza Età di Galatone, un'associazione molto attiva sul territorio, fanno tanto, è un punto di ritrovo per tante persone. Ovviamente diciamo, i nomi di tutti gli artisti sono esposti, quindi non faccio un elenco di tutti gli artisti, ma li ringrazio comunque tutti quanti per il contributo. Questa mostra, come abbiamo già detto nella serata effettuata il 28 di dicembre, ha anche uno scopo benefico, perché diciamo, questa mostra i visitatori potevano, acquistando un biglietto, votare il presepe più gradito e poter vincere anche un presepe messo in palio, un presepe artistico messo in palio. Parte di quel ricavato dovevo decidere a quale associazione donarlo. Un amico, Egidio Muci, mi ha presentato Maria Grazia Carrisi, che se vuole venire un attimo, dice anche tu due parole. Maria Grazia Carrisi mi hanno parlato di un'associazione, questa qui vedete alle nostre spalle, Cuore e Mani Aperte, un'associazione che opera sul campo con Gianni Mattia nell'ospedale di Defarmento Pazzi di Lecce, aiuta, supporta bambini, malati oncologici e non solo. Quindi ho voluto insomma dare il mio contributo a questa associazione che fa davvero tantissimo nella zona. E Maria Grazia, diciamo, è una collaboratrice e purtroppo ne ha tutto va. Certo, quindi ne usufruisce anche. Quindi ti lascio due parole a te. Due parole. Non voglio dilungarmi molto. Buonasera a tutti. Io sono qua invece di Don Gianni Mattia e soprattutto dell'associazione Cuore e Mani Aperte. I progetti dell'associazione sono ben scritti là, ma quando c'è stato Don Gianni li ha ampiamente, diciamo, evidenziati. E io devo ringraziare Dario Francone che per la sua generosità che farà il contributo che darà all'associazione, che serve e per i pazienti, piccoli pazienti che trasporta con la bimbulanza, ma adesso abbiamo un progetto molto grande. Come ha spiegato Don Gianni, acquistare una casa accoglienza che si chiamerà Amore vicino al Bambin Gesù a Roma, perché molti dei pazienti e oncologici, piccoli pazienti e pazienti per altre malattie che qua in zona non possono essere curate, vengono curate soprattutto al Bambin Gesù.
e i genitori hanno difficoltà a trovare un punto d'appoggio dove poter stare. Quindi Don Gianni vorrebbe realizzare questa cosa, comprare una casa da far usare ai genitori che purtroppo per le malattie dei propri figli si devono spostare. Io Don Gianni lo ringrazio perché con il centro estetico che ha aperto all'oncologico a Lecce ha dato la possibilità a noi pazienti oncologiche e anche ai pazienti oncologici, perché non è aperto soltanto alle donne ma anche agli uomini ne possono usufruire, e là dentro noi abbiamo un'estetista specializzata oncologica. E lei è specializzata a PEO e ogni anno fa 500 ore di specializzazione, quindi deve necessariamente aggiornarsi e si aggiorna a Milano, al centro di Don Raffaele di Milano. Quindi noi siamo là e veniamo, tra virgolette, passatemi il termine, coccolate, come se fossimo veramente in un centro estetico. E quando usciamo di là usciamo rigenerate, perché a noi non serve soltanto la cura dei medici, ma servono anche le coccole. Cercate di capire come vengono intese queste coccole, perché tutti noi pensiamo alla caduta dei capelli, no? Ma la caduta dei capelli quella si risolve. E poi noi abbiamo come testimonial la Don Gianni che addirittura è pelato, per cui non ci creiamo nessun problema ad essere... Io nel periodo in cui ero senza capelli sono uscita normalmente fuori senza niente. Dico, così sono adesso. Chi vuole mi guarda, chi non vuole si gira dall'altro lato. Non avevo difficoltà, non è facile. E non è facile neanche come faccio io mettere in piazza la propria malattia, tra virgolette. Ma lo faccio e la testimonio proprio per far capire alle persone che non siamo soggetti che dobbiamo essere allontanati, come normalmente si pensa. Noi siamo soggetti che lottiamo fino alla fine e speriamo di farcela, proprio con le coccole che riceviamo e con l'affetto che ci viene dato e dalle persone che ci stanno intorno e dalle persone come Don Gianni Mattia che si è preso a cura i nostri problemi. Grazie a voi, grazie soprattutto a Dario che ha sposato la nostra associazione e alle figlie della proposta. E grazie a quanti di voi hanno donato. Aspetta un attimo. Sì, perché insomma lo scopo benefico era quello di raccogliere anche dei fondi per l'associazione. Noi all'interno della mostra abbiamo lasciato una scatola dove chiunque poteva fare una donazione libera, ma come dicevo prima, parte del ricavato della vendita dei biglietti per la votazione e per l'estrazione del presepe la devolviamo a Don Gianni Mattia. Quindi questo è il nostro contributo, siamo riusciti a donare 400 euro dalla vendita di questi biglietti che si aggiunge anche alle donazioni libere. Grazie di cuore. Quindi grazie a voi per quello che fate. Anche nella premiazione di tutti questi grandi artisti che hanno contribuito a questa mostra. Una delle votazioni che si poteva che abbiamo previsto era quella, la votazione web su Facebook, una votazione semplice, con un semplice like si esprimeva la propria preferenza al presepe che piaceva di più. È stata, diciamo, una gara simpatica tra amici, abbiamo visto due amici contendersi i like ed è stato interessante perché in tre persone in questa gara hanno coinvolto quasi 2500 amici in totale per farli votare su questa piattaforma, e questo è servito chiaramente a noi come associazione perché si sono iscritti al nostro gruppo Facebook e sono anche venuti qui magari qualcuno di quelli, quindi è stato un'ottima pubblicità grazie, diciamo, ai tanti amici, insomma, che hanno contribuito. I presepi più votati su Facebook erano quelli, il numero 28 del maestro Bavitricarico Luigi da Gallipoli, Mino De Brandini e Melissa Napoli. I risultati questi non c'è su spazio perché era visibile, quindi il primo classificato con circa 900 like, se non sbaglio, è Melissa Napoli, che invito, se è qui, sì. Vieni, un applauso a Melissa. Il presepe numero 32
questo piccolo soprammobile che terrà in portata, ma non solo. Allora, premio web, questo è un premio in denaro di 50 euro per te e ancora un buono di 50 euro da spendere sul sito Ermete Presepi, è un sito, uno sponsor di questa iniziativa che ci ha concesso insomma 50 euro per spenderli sul suo sito per materiali appunto per il presepe, quindi complimenti per il presepe. Come ho già detto, i visitatori potevano esprimere la propria preferenza votando il presepe più gradito e anche qui c'è stato diciamo grande democrazia, perché insomma ognuno poi esprimeva la propria preferenza, anche se ci sono stati espositori che sono venuti da fuori, quindi da Brindisi, Taranto, Bari, magari qualcuno poteva pensare che chi era del posto era agevolato da parenti, amici, magari è stato anche così, però quindi i voti diciamo che il presepe che ha ricevuto, anzi i presepi che hanno ricevuto più voti in questa votazione sono il presepe di Antonio Pepe, che è quello lì, il numero 21, è piaciuto anche il mio frantoio che c'era di là, il presepe di Rosa Lucaselli, quello in fondo sull'altare, il presepe di sempre Luigi Tricarico, da qui molto, molto apprezzato, il presepe che ha vinto con circa 100 voti è il presepe numero 30 di Gianluca Mangione da Brindisi, quindi lo invito Gianluca, il presepe numero 30 è quello nell'altra, vieni il premio. Questo è un piccolo trofeo simbolico, è curioso perché Gianluca l'ho scoperto per caso, ero andato a casa di un suo amico a prendere a presepe, appassionato anche lui di presepe, e ho visto Gianluca che lavorava nel garage dentro quest'anfora, io mi sono infilato e ho detto ma che stai facendo, ma chi sei? E ho visto quest'opera che è uno spettacolo che è stata molto molto apprezzata e l'ho convinto a venire da Brindisi qui ad esporre e ha attratto gli occhi di tante persone, quindi complimenti a te. Oltre a quello Gianluca vince un kit professional di Colle 21. Colle 21 è un marchio che realizza delle colle tecniche per modellismo, per presepi, e questo ha un valore di 100 euro e in più il premio in denaro di 100 euro per te. Grazie. Grazie a te. Complimenti. Adesso la vincitrice di questo premio non c'è per motivi personali, ma oggi era impegnata. Però abbiamo voluto dare un premio, l'ho chiamato premio rivelazione, all'artista diciamo che è cresciuta tantissimo, la numero 20, Sabrina Vantaggiato, una ragazza di Muro Leccese che ho convinto a partecipare anche se aveva molti timori, perché non aveva mai realizzato presepi per mostre e eventi pubblici, e ha fatto un presepe davvero bellissimo, essendo il suo primo presepe all'altezza di tutti gli altri, quindi questo premio va a Sabrina Vantaggiato, poi lo consegnerò personalmente, quindi un applauso. Adesso passiamo al premio della giuria tecnica. Allora, per quanto riguarda la giuria tecnica, ho coinvolto amici diciamo artisti, presepisti, o amici che comunque amano, apprezzano il presepe, che anche diciamo tutti da fuori, Giovanni Filieri, il professore Giovanni Filieri, che è presidente della Prologo di Colle Passo, che organizza una mostra, quest'anno è arrivata all'11ª edizione di presepi, quindi ha visto tanti presepi e valutato tanti presepi, membro della giuria tecnica anche Antonio Pepe, che è l'artista che ha realizzato quei lavori, da Bari, è molto seguito sui social, non solo in Italia, anche all'estero. Andrea Ranieri è un altro
bravo artista di Taranto, Gian Piero Pisanello, un amico di Tuglie che organizza una rassegna natalizia a Tuglie, amante del presepe, per tutto il Natale a Tuglie rivive con il presepe. Poi ci sono due amici, Marco De Vitis e Andrea La Marina dell'associazione Joy di Merine. Anche loro hanno creato proprio un'associazione sul Natale, che organizzano eventi e sono amanti e diciamo, conoscono bene il presepe. E in ultimo Nicola Tripaldi, un altro amico di Manduria, che del presepe ha fatto una missione di vita, perché ha creato dentro casa sua un museo di presepi permanenti. Lui è presepista specializzato nella realizzazione di cere, eccetera. Quindi li ho coinvolti e con me abbiamo valutato tutti insieme i presepi, dando diciamo una valutazione più tecnica, quindi alla tecnica, ai personaggi, all'idea del presepe, esprimendo una votazione. Tra i presepi più graditi c'era il 32, quello di Melissa Napoli, il presepe numero 11 del maestro Mino Negro di Collepasso, il presepe numero 13 di Antonio Bello da Taranto, abbiamo il numero 38 di Stefania Bax e Filippo Ferragina, che è stato molto apprezzato, quindi erano tra i più bravi. Il numero 28 sempre di Babbabì a tutte parti è sempre molto apprezzato. Vince con 318 voti su 400 il presepe numero 22 di Rosa Lucaselli, primo posto della giuria. Rosa, una bravissima artista da Rischiano. Questo è il piccolo trofeo, fanno così, dai, datemi sentire. Un altro premio. Facciamo subito la foto. Un altro premio, questo è una centralina per realizzare l'effetto giorno-notte offerto da Frisa Presepi, è un marchio che realizza diciamo, queste centraline, prodotti tecnici per presepisti, quindi vabbè, questo qui poi ti aiuto io a portarlo. Grazie. E oltre a questo c'è il premio in denaro di 200 euro che si unisce a sono quello che ha un valore veramente di 150 euro. Grazie. Quindi un applauso a Rosa. Allora, dicevo prima, Babì è stato presente in tutte le votazioni, è un artista eccezionale, l'ho conosciuto qualche mese fa, ma mi sono innamorato. Dove sta sua moglie? Tua moglie non c'è, non dalla... Ah, ecco. Mi sono innamorato perché è una persona, è un artista a tutto tondo, no? Fa teatro, dipinge, un bravissimo pittore, e fa anche presepi. E a lui ho voluto dedicare un premio personale. Vieni, vieni, papì. L'ho chiamato premio alla carriera, no? Babì Tricarico. Beh, la carriera è quelli che stanno morendo là. No, no, sei in vita, vivo e vegeto, sei in forma, però un piccolo premio perché è stato uno dei presepi più apprezzati. Grazie. E apprezzato da tutti, dal web, dalla giuria tecnica, quindi questo è un piccolo riconoscimento personale perché siamo amici, ma mi ha dato anche un grosso aiuto, un grosso contributo nei corsi che abbiamo tenuto a Galatora e a Nardò, l'ho fatto venire da Gallipoli diverse volte, quindi grazie per il tuo contributo. Certo, lo rifaremo, certo. Grazie, grazie. Diorama Presepe è un sito di un ragazzo di provincia di Taranto che ha realizzato questi e-commerce dove realizza lui e vende prodotti di altissima qualità per il modellismo, un buono di 30 euro. Siccome ci sono questi 4 presepi che sono stati quelli pure più graditi, facciamo una piccola estrazione di questo, improvvisiamo, una piccola estrazione di questi 4 numeri. Alessandro, vieni, dai, il più giovane, consigliere Vinci. Il numero 13, Antonio Bello da Taranto, vince un buono di 30 euro sul sito di Orama Presepe. Complimenti ancora a tutti gli artisti.